Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappone TV. Oggi è venerdì, quindi facciamo la ricetta giapponese. Oggi cucinerò la zuppa di miso. Ci sono tanti tipi di zuppa di miso in Giappone. Anche ci sono tanti tipi di miso, come quello normale, bianco o rosso. Oggi cucinerò quello con normale, come standard. E cucinerò in futuro anche con bianco o rosso. Quindi se volete vedere, aspettatelo. Per fare la zuppa di miso usiamo il dashi. Se non sapete come fare il dashi, guardate questo video e lascio in descrizione. Ok, iniziamo. Questi sono gli ingredienti per la prima zuppa. Le quantità sono per una persona: 200 ml di dashi, 50 g di tofu, 8 g di miso, l'alghe wakame quanto basta e 1 g di porro. Adesso cuciniamo. Prima mettete il dashi e accendete il fuoco. Mi raccomando, sempre basso. Quando sarà arrivato a ebollizione, aggiungiamo l'alghe wakame e tofu. Il tofu tagliate così, però fate attenzione. E aggiungiamo. Così lasciamo circa 20 secondi. Ok, adesso spegniamo il fuoco e mettiamo il miso. Sciogliamo bene. Ok, adesso è finito, impiattiamo. Questi sono gli ingredienti per la seconda zuppa. Le quantità sempre per una persona: 200 ml di dashi, 10 ml di sake, 10 ml di mirin, 8 g di miso, 3-4 vongole sono già pulite e 1 g di porro. Adesso cuciniamo. Ok, facciamo la seconda zuppa. Come prima aggiungiamo il dashi e accendiamo la fiamma bassa e aggiungiamo le vongole. Dopo che le vongole sono aperte, aggiungiamo il sake e mirin. Io non ho trovato le vongole crude al supermercato, solo le ho trovate già cucinate. Ma sempre meglio quelle crude, perché durante la cottura uscirà il sugo. La zuppa sarà più buona. Facciamo evaporare alcolico circa 30 secondi. Spegniamo e mettiamo il miso. Se volete potete usare il collino per sciogliere il miso, così è più facile. Ok, adesso impiattiamo. いただきます。Oh, buon profumo. Noi giapponesi possiamo rilassarci con la zuppa di miso. Per noi è necessario. Boh, proprio buono. Alghe wakame. Tofu. Giapponese. Questo è quello standard, l'alghe kombu più il tofu. Ci sono tanti tipi, in realtà potete mettere quel che volete, non c'è la regola. Che adesso bevo questo tutto e assaggio seconda zuppa. Tada! Seconda zuppa è arrivata. Il profumo è diverso. Proprio buono. Itadakimasu. Vongolino. Buono.
Si sente il sapore delle vongole, tanto, quindi molto buono. A me piace il pesce, quindi per me è un paradiso. Anche le vongole sono molto buone con miso rosso. La combinazione è perfetta, quindi se avete l'occasione provatelo. Ok, adesso bevo tutto. Ok, come ho detto prima, per noi giapponesi la zuppa di miso è molto 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 importante. Tutte le stagioni la beviamo quasi ogni giorno, sia estate, sia inverno, tutte le stagioni. Per voi è come se fosse un caffè necessario. Quando ero in Italia sempre cercavo zuppa di miso perché avevo una busta piccola così e ne avevo 30 e mi ha subito finito, quindi mi mancava tanto. Se venite in Giappone, se avete qualche amico giapponese, compratela per loro, sicuramente saranno felicissimi. Ok, se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale, anche seguite i miei social network per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!